La seduta è aperta. Grazie Presidente, breve circonciso. È veramente un canguro col jet nel sedere, scusi il termine. Michele Cucuzza. Giovanni Trapattoni. Rocco Siffredi. Tutti per le scale. Presidente, l'intervista per le scale non l'ha mai fatta. Meno in forma, ragazzi. Guardi, io invito tutti quanti voi, no, invito tutti quanti voi giornalisti, per esempio, a leggere libri. Adesso la lezione di giornalismo e di cultura, abbia pazienza, non ce la facciamo fare. Se lei avesse il garbo, leggete i libri, mi scusi, no, ma anche noi ci offendiamo ogni tanto, sa, abbia pazienza anche lei. E scusate se vi ho offeso, io non pensavo che invitare a leggere, io magari potessi tornare. No, ha detto leggetevi un libro. Lei non ha idea di quanti libri leggo, di quanti libri leggo, esatto. E allora io approfitto. La televisione, davanti alla televisione, ti stanno impedendo di fare la tua dichiarazione, poi faranno la loro, questa è la democrazia. Tagliati lo stipendio, tagliati lo stipendio, tagliati lo stipendio. State mentendo e violate la Costituzione, che te lo dico in grado. Se siete fascisti, voi siete fascisti. Voi siete fascisti. Voi siete fascisti. Io ti sto dicendo che stai violando la Costituzione, che noi siamo da parte dei poveri. Non possiamo aiutare la democrazia. Ma l'interesse della politica è fascista. L'unica cosa che state cancellando. I cittadini italiani sanno. Tra i presenti alla cerimonia, il ministro dell'economia e delle finanze Pierpaolo Padoan, presidente di Cassa Depositi e Prestiti Franco Bassanini. Grazie. Ho messo di intervenire, la richiamo formalmente. La richiamo formalmente. Pregherei il senatore Fasano di recarsi al suo posto, lo richiamo all'ordine. Senatore Fasano. E al tempo stesso di garantire la sicurezza nelle nostre città. Onorevole Prataviera, Bragantini. Onorevole Prataviera, la richiamo all'ordine per la seconda volta. La espello dall'aula, onorevole Prataviera, la espello dall'aula, fuori. La invito ad uscire, onorevole Prataviera, esca dall'aula, esca dall'aula. La seduta viene sospesa. Se vogliono venire a assaggiare un po' di gelato vero, prego. Quello tipo di fiorentino. Spappolo e viene fuori una mappazza verde, mentre se tu fai il riso da solo, in bianco, cucini i piselli a lato, tu aggiungi i piselli solo alla fine quando fai la mantecatura e allora il pisello rimane intatto. Stanno ballando al ritmo di Happy. Che magari non è la riforma migliore, ma comunque una riforma. Lei la matita sa dove se la dovrebbe mettere? Lo so, grazie. Sì, come? Insomma, mi pare che funziona. Possiamo respirare bene, no? L'Italia deve o no uscire dall'euro?
Hai capito? La domanda non si capiva. C'è tranqui. Però quanto era lunga questa? Beh, senza la domanda c'era. Ma rifacciamo para para. Ok, senza domanda. L'Italia. Aspetta. Mandiamo questo, se no. Un buto. Su Reeducation al chat.